cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo, mentalmente se è cambiato qualcosa, è sembrato un po' più, insomma, un po' più tonica la squadra, più... Ma io credo che, insomma, pur essendo una squadra di buonissima personalità, abbiamo forse sofferto un po' la prima partita dal punto di vista psicologico, eravamo un po' tesi, un po' così, non tranquillissimi, credo fosse fisiologico. Il vuoi o non vuoi, comunque i 6 punti di prestazioni sono un fardello che uno si porta dietro, per cui il pensiero del risultato a tutti i costi non consenta di essere sereni, ecco, credo che questa sia stata la motivazione principale. Mister, ci ha sempre creduto o verso la fine anche lei ha pensato che la partita finisse in parità? Ma io guardi, non penso mai a queste cose, non penso, durante la partita non riesco a pensare. Ha cercato anche di interpretare un po' i suoi cambi? Beh, insomma, io stavo per far entrare un attaccante, insomma, quindi non è che insomma, nella mia intenzione non è quella di difendere, insomma. Poi c'era qualche altro ragazzo che non stava bene in campo fisicamente, quindi ho dovuto ritardare, poi abbiamo fatto gol, voglio dire, insomma, è cambiato un po' tutto, ma la mia intenzione era quella di far entrare sì. Quindi, al di là della squadra, quindi della testa della squadra rispetto ai punti di penalizzazione, ma la testa dell'allenatore in questo caso nei confronti della gara e quindi cercare di recuperare più in fretta possibile i punti di penalizzazione, cambia qualcosa? Assolutamente no. Io ai punti di penalizzazione non penso nella maniera più assoluta, non mi interessa, cioè, è una realtà incontrovertibile. Ma che non scalfisce il tipo di atteggiamento della squadra. Se non avessimo avuto i 6 punti di penalizzazione, avrei pensato le stesse cose che ho pensato oggi in partita. Ma il settore che mi ha convinto di più, a me è piaciuta la squadra nel suo complesso. Io non riesco a dividerla per settori. È chiaro che ci sono 3 o 4 ragazzi non ancora al 100%, per cui qualche difficoltà possiamo averle, insomma, sempre nella zona centrale c'erano ragazzi che si sono allenati dal primo giorno con noi, quindi voglio dire, insomma, che hanno avvantaggiato gli stessi, no? Insomma, io ritengo che sia molto importante arrivare ad una buona condizione da parte di tutti quanti. Beh, gli errori fanno parte del gioco. Io dico sempre ai ragazzi, voi avete il diritto di sbagliare, io mi auguro quando meno è possibile, però, però hanno il diritto di sbagliare, però non possono non sottrarsi all'impegno, alla cattiveria, alla determinazione, alla personalità. E questo c'è, e per me questo è molto importante. Sono contento per il gol, ma sono contento soprattutto per la vittoria che ci permette di pian piano colmare il gap che ci hanno inflitto. Insomma, a partire da -6 non è facile, venire qua su un campo difficile non era facile, siamo stati bravi e anche fortunati sulla deviazione sul tiro di Andrea, perché un pizzico di fortuna non fa mal male, insomma. Difficoltà sicuramente, un po' di, come diceva Michele, un po' di tensione è normale che ce l'hai, perché c'è l'esigenza di vincere per cercare di abbassare questi punti di penalizzazione, ma anche se non avevamo i punti di penalizzazione sicuramente era importante partire col piede giusto. Una partita difficile a Foggia, che per me non è facile venire a prendere punti qua, e niente, siamo contenti, ci godiamo appieno questi 3 punti e sicuramente fanno morale per domenica, per affrontare il Lumezzane sempre con la massima umiltà, cercare di fare 3 punti pure lì. Siamo già a -3 in classifica dopo la prima partita. Dallo sto -3. Noi non abbiamo mai guardato né -6, né -9, né -14. Almeno ci allontaniamo dall'ultimo posto, piano, ecco, piano. Come dice Simonelli, stiamo facendo un passo verso la salvezza. Comunque, una partita vinta anche con un pizzico di fortuna, perché c'è stata l'autorete finale, ma la squadra ha dimostrato grande personalità. Io dico che ho detto già un solo nella carta stampata, che se parliamo di fortuna e di sfortuna, noi dovremmo vincere il lotto tutte le domeniche, dovremmo avere autoreti almeno per i prossimi 10 campionati. Quindi io preferirei dire che la squadra ha cercato una vittoria, non si è mai arresa di fronte a una squadra che l'ha aggredita, l'ha messa in difficoltà,
ha cercato in tutti i modi di mantenere ordine in campo a testimonianza del grande lavoro del suo tecnico e a immagine e somiglianza di quella che è la società, di quella che è la dirigenza di questa società, non si è arresa e ha cercato di battere colpo su colpo. Siamo stati fortunati che abbiamo segnato al primo minuto del secondo tempo, allora siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto un gol alla fine del primo tempo. Siamo stati fortunati perché potevano fare un secondo gol. Siamo stati sfortunati quando Cipriani ha fatto quel tiro a volo e il portiere con la fatta la grande parata. Il calcio non è fatto di fortuna o sfortuna, è fatto di gesti tecnici. A volte li fanno meglio gli avversari, a volte noi. Stavolta è toccato a noi, abbiamo vinto. Abbiamo anche sfatato un tabù, a Foggia in campionato non si vinceva da oltre 60 anni e vincere su un campo comunque glorioso come questo è sempre un piacere particolare. Ma soprattutto contro una squadra molto giovane, ben allenata, veloce, di Brevilini, che noi abbiamo sempre sofferto in partenza ogni anno perché siamo una squadra forte fisicamente, quindi necessariamente più lenti a carburare. Non era facile, ci siamo riusciti, onore ai ragazzi e al loro allenatore.